oggi preparerò degli spaghetti al pomodorino fresco. Andiamo a vedere subito cosa occorre per preparare questa semplicissima ricetta famosa in tutto il mondo. Ovviamente questo è a modo mio, eh. Una cipollina che vado a tagliare quanto più piccola possibile perché non voglio ritrovarmela tra i pomodorini. Uno spicchio d'aglio al quale vado a togliere l'anima. Anche questo, visto che voglio lasciarlo, lo taglio minuscolo. Metto dell'olio extravergine di oliva in questa padella e vado a metterci a soffriggere l'aglio e le cipolle. Nel frattempo ho preso qui per due persone circa 300 grammi di pomodorini, li ho già lavati e puliti, adesso dovrò soltanto tagliarli. Quando li tagliate cercate di non premere, altrimenti, cioè cercate di fare un taglio leggero, altrimenti il succo dei pomodorini vi rimane tutto sul tagliere. Eccoci qua. Attenzione a non far bruciare aglio e cipolla. Aggiungo del sale, un po' di peperoncino, pochissimo, e un bicchiere, mezzo bicchiere d'acqua. Continuo a far cuocere a fiamma lentissima. I pomodori si sono ristretti, spengo nel frattempo e vado a mettere la pasta. Ovviamente, come al solito, la cottura della pasta la finirò in padella, pertanto farò stare un 2 minuti in meno la pasta rispetto al tempo di cottura previsto. Ancora al dente, vi ripeto, 2 minuti prima della fine della cottura, andiamo a portare in padella. Alzo la fiamma. Senza esagerare, un mestolino di acqua di cottura. Lo faccio perché era proprio ancora cruda. Mescolate energicamente in maniera tale che la pasta rilasci quanto più amido possibile. Aggiungo del parmigiano e del basilico che ho tagliato piccolissimo. Spengo, faccio saltare un po'. Assaggio. Provateli, mettete un like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Buon appetito e ciao a tutti!